mangio solo pizza, pizza di provincia. Un altro successo, la seconda edizione del Carnevale delle Frazioni qui a Pasquale. Sì, veramente, anche la giornata è uscito il sole, quindi siamo stati in apprensione, abbiamo dovuto rinviarlo l'11 a malincuore, ma il tempo non ce lo permetteva. Oggi, insomma, cristianamente parlando non è la giornata migliore, però abbiamo voluto, insomma, continuare nel nostro intento, nel nostro operato, cercando di dare sempre quello che abbiamo, cioè quel poco che abbiamo, ma di donarlo agli altri, quindi una giornata di allegria e di festa, così, col cuore. Ed è sempre, insomma, bello ritrovarci ed è sempre bello vedere tutti questi bambini contenti per delle cose semplici. Diversi carri e davvero tanti bambini mascherati. Diversi carri, tanti bambini mascherati. Di nuovo l'invito al Carnevale Storico di Ivrea è stato così, hanno di nuovo accettato di partecipare, di fare questo sforzo insieme a noi. Ne siamo contenti, insieme a loro la famiglia Mautino, tutte le persone del GRAP, tutte le persone di Pasquaro che ci aiutano sempre. Abbiamo, insomma, cercato di dare un segno, di portare il nostro segno, di fare la nostra, dare il nostro tocco di colore in quest'anno, sperando che sia, ecco, un anno buono, no? Abbiamo terminato il 2017 con il presepe e abbiamo aperto il 18 con il carnevale. Poi magari ci verranno in mente altre iniziative, adesso cogitiamo. Una bella giornata di festa qua in frazione. Stupendissima, non possiamo dire altro, guarda, abbiamo indovinato veramente la giornata, è una giornata di primavera oggi, i bambini oggi per la prima volta dopo tutto l'inverno passato al chiuso, oggi escono all'aria aperta tutti contenti, buttando coriandoli e sorridendo, che è la più bella cosa che c'è. Alla fine il Carnevale delle Frazioni è diventato Carnevale di Pasquaro, perché è Pasquaro di nuovo a organizzarlo. Ma noi di Pasquaro quest'anno abbiamo ritenuto di nuovo di rifarlo qua, però io mi auguro che il prossimo anno qualche frazione si faccia avanti, così cambiando anche frazione magari, sai, cambiano i carri, cambia la gente, cambia il percorso, perché sempre nel solito posto non va bene. Un anno a Pasquaro, un anno bisogna farlo in un'altra frazione. Io voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano per poter fare questo splendido carnevale, partendo dal comune. Voglio ringraziare Lara Schialvino che si è data veramente da fare per fare questo carnevale. Poi i Mautino, tutta la famiglia Mautino, il GRAP, Antonio Basile perché ci ha offerto le bugie e poi la maestra che veramente si dà veramente da fare per poter far divertire i propri bambini e i bambini delle altre scuole qua delle frazioni e di Rivarolo.